Benvenuti a Storie dalla Soffitta. Oggi vi porto a scoprire una vera e propria chicca del passato fumettistico, Totem Comics. Per chi non la conoscesse, questa mitica rivista ha segnato una svolta nel panorama del fumetto italiano a partire dal 1980, portando nelle edicole storie visionarie, fantascientifiche e provocatorie che hanno dato voce ad autori rivoluzionari come Moebius, Enki Bilal, Milo Manara e molti altri. Con uno stile inconfondibile, Totem ha saputo unire l'arte del fumetto europeo con uno spirito innovativo, abbracciando generi che spaziavano dalla fantascienza all'umorismo grottesco, senza dimenticare una spruzzata di erotismo. Preparatevi quindi a un viaggio tra le pagine di una rivista che ha davvero cambiato il modo di vedere il fumetto. Totem Comics venne lanciata dalle edizioni Nuova Frontiera, con l'ambizioso obiettivo di portare in Italia l'innovazione che stava travolgendo il fumetto francese, soprattutto grazie a riviste come Metal Hurlant. In effetti, molti autori e storie pubblicati su Totem erano già stati acclamati in Francia e l'idea era di replicare quel successo. Totem divenne rapidamente la casa italiana per autori come Moebius, Enki Bilal, Kazza, Luis Garcia e il nostro Milo Manara. Totem fu un'esplosione di creatività. Le sue pagine erano piene di storie brevi e autoconclusive, spesso caratterizzate da un tono provocatorio, satirico e visionario. I temi erano vasti e diversificati, ma il filo conduttore era sempre un approccio alternativo e intellettuale al fumetto, che affrontava le inquietudini dell'uomo moderno con un tocco di ironia o di malinconia. Gli autori potevano esprimersi liberamente senza dover sottostare a rigide linee editoriali. Si passava facilmente da racconti di fantascienza, come quelli di Druillet o Bilal, a fumetti umoristici e più surreali, senza dimenticare il tocco erotico di autori come Manara. Un esempio iconico? Le avventure di Giuseppe Bergman di Manara, un'opera carica di riflessioni e sensualità, che raccontava un viaggio esistenziale e simbolico che rappresentava il continuo desiderio di fuga dalla quotidianità. Parlando di Totem, non possiamo ignorare la straordinaria lista di autori che vi hanno partecipato. Moebius, uno dei più grandi visionari del fumetto mondiale, pubblicò qui storie come La torta di mele e Gli occhi del gatto, in collaborazione con Jodorowsky. Questi fumetti, con il loro stile surreale e la narrazione visiva unica, sono tutt'oggi dei veri e propri gioielli per collezionisti. Un altro pilastro della rivista fu Enki Bilal, che con il suo stile inconfondibile contribuì con opere brevi ma incisive come Lo sbandato e L'ultima trattativa. Le sue storie erano spesso ambientate in scenari futuristici e apocalittici, con una forte impronta psicologica e sociale. Tra gli italiani, il già citato Milo Manara ebbe un ruolo centrale, soprattutto con il personaggio di Giuseppe Bergman, presto un alter ego dell'autore stesso che esplorava il confine tra avventura e sogno. Ma Totem diede spazio anche ad altri autori, seppur con meno frequenza, come Andrea Pazienza e Sergio Toppi, anche se erano più presenti su altre testate. E come non parlare di Edica, autore francese noto per il suo umorismo surreale e grottesco. Le sue storie, spesso pubblicate su Totem, erano un concentrato di comicità demenziale e situazioni assurde. Con personaggi bizzarri come Bronski, Edica regalava momenti di puro divertimento, spezzando i toni più cupi e intellettuali di altri autori e offrendo una fuga esilarante dal quotidiano. Totem ebbe un successo clamoroso nei suoi primi anni di vita. Tra il 1980 e il 1984 furono pubblicati ben 39 numeri, e successivamente la rivista conobbe altre incarnazioni, Totem Nuova Serie, Totem Magazine e Totem Comics, che però ebbero meno fortuna rispetto alla prima esperienza editoriale. Con il tempo, la rivista cominciò a dedicare più spazio a fumetti erotici, cercando forse di capitalizzare su un settore di mercato in crescita, ma questo spostamento non riuscì a replicare l'impatto culturale iniziale. Per chi, come me, è cresciuto leggendo fumetti e si è innamorato di autori come Moebius e Bilal, Totem rappresenta un'epoca irripetibile del fumetto. Era una rivista che sapeva osare, che non temeva di proporre contenuti visionari, difficili e spesso al limite della comprensibilità, ma che proprio per questo riusciva a stimolare la riflessione. Oggi, riscoprire un numero di Totem è come fare un viaggio in un'epoca in cui il fumetto non era solo intrattenimento, ma una forma d'arte capace di affrontare tematiche profonde con un linguaggio nuovo e potente. Totem Comics è un pezzo di storia, e se avete la fortuna di trovare qualche vecchio numero,
vi consiglio di sfogliarlo con attenzione. Ogni pagina trasuda la voglia di cambiare il mondo del fumetto, di sperimentare, di stupire. Insomma, un piccolo tesoro della nona arte che merita di essere ricordato. E siamo giunti alla fine di questa puntata di Storie dalla soffitta. Spero che vi sia piaciuto questo viaggio nella storia di Totem Comics, una rivista che ha segnato un'epoca e lasciato un'impronta indelebile nel mondo del fumetto. Se avete apprezzato, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale per non perdere le prossime puntate e attivare la campanella per essere sempre aggiornati. E mi raccomando, scrivetemi nei commenti quale autore o fumetto di Totem vi ha colpito di più. Grazie di essere stati con me, alla prossima puntata!